Un buongiorno a tutti dall'azienda agricola Falerni. Siamo qui a San Gregorio e oggi voglio farvi vedere come si tolgono le erbe infestanti dai pomodori. Andiamo a vedere. Queste sono le zucchine. Sono fresche tutti i giorni, quindi potete venire prenderle tutti i giorni. Questi sono i pomodori, le 6.000 piante, e potete venire a prendere i pomodori quando volete, sia per l'insalata che per fare le bottiglie di pomodoro. Ci sono disponibili anche bellissimi fiori di zucca da fare fritti, da fare ripieni. E andiamo a vedere proprio come si toglie quest'erba infestante. Vedete che i pomodori hanno bisogno di essere nuovamente regati perché sono cresciuti tantissimo. Eccoci qua. Stiamo togliendo le erbacce infestanti dai pomodori. Vi ricordate che abbiamo fresato, noi fresiamo anche al centro, li mettiamo belli larghi a 1,60 per poterci passare bene con il motocoltivatore. Poi tra una pianta e l'altra, se vi ricordate, abbiamo fresato con quel motocoltivatorino piccolo, con quel motozappa onda. Però purtroppo l'erba infestante alla fine rinasce ugualmente. Quindi adesso bisogna fare l'ultima passata manualmente purtroppo per togliere quell'erba infestante. Questa erba infestante qui, eccola, vedete? Eccola qui. Perché se noi non togliamo quest'erba, alla fine diventerà alta come i pomodori. Inoltre, trasferirà il fungo della peronospora da per terra tramite evaporazione della lucerna mattutina alle foglie dei pomodori. Quindi ricordiamoci che la pianta dei pomodori deve essere sempre libera, deve essere arieggiata, libera dalle erbe infestanti e libera, anzi, possibilmente bisognerebbe anche togliere le foglie, queste sottostanti. Vedete che la peronospora, vedete che sono gialle queste? La peronospora è un fungo che parte da per terra e con l'umidità mattutina o delle piogge o dell'irrigazione attacca la pianta. Quindi una persona che ha poche piante e che ha tempo potrebbe togliere tutte le foglie che toccano per terra fino a questa altezza, in modo che la peronospora faccia più fatica ad attaccare il pomodoro, perché la peronospora attacca la foglia dalla parte di sotto, ecco, vedete? Da questa parte qui attacca la foglia. Questa è una foglia malata. Eccola. Quindi per evaporazione il fungo si trasmette alla foglia. Più abbiamo le foglie alte dal terreno e meno possibilità c'è di far sviluppare la peronospora. Quindi adesso noi andiamo a pulire questa erba infestante, poi quella che rinascerà successivamente sarà talmente piccola, rimarrà piccola come questa, che non darà più fastidio. Però questa così grande dobbiamo togliere per forza, altrimenti potrebbe creare danno alla produzione dei pomodori. Quindi manualmente ci facciamo 6.000 piante di pomodori. Poi ci sono varie specie di erba, come al solito abbiamo di tutto e di più qui. Questi noi li chiamiamo piedi rossi, perché hanno la radice rossa e questi sono molto infestanti, fanno tantissimi semi, da qui tirano fuori semi da tutte queste foglie laterali, da tutte queste femminelle. E poi ci sta quest'altra pianta che noi la chiamiamo scannacavalli in dialetto, anche questa tirerà fuori semi sia dalla cima che da tutti questi femminelli laterali e quindi sono molto molto infestanti. Non ci manca niente quindi come erbacce infestanti. Adesso piano piano procederemo a liberare i nostri pomodori da queste erbacce. Ecco, vedete, adesso escono fuori perché la terra è umida, escono molto bene. Non aspettate che la terra si secca perché poi non le tirate fuori più. Eccole qua. Mi raccomando, per qualsiasi domanda o dubbio potete come sempre chiamarci, per qualsiasi dubbio che vi viene. Venite a visitare la nostra azienda, vi aspettiamo, siamo aperti tutti i giorni, 7 giorni su 7. Ciao e al prossimo video.